Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di Pizza Italia che ha titolo Home Security più Security, differenti competenze con un unico obiettivo. Come potete vedere abbiamo giocato sulla parola security perché durante il webinar, ragionando su un sistema demo, andremo a evidenziare come le differenti competenze fanno capo di chi lavora nel mondo IT e chi lavora nel mondo OT. Debbano fondersi e interagire tra di loro per raggiungere la security dei sistemi di automazione. Prima di partire con il webinar, una breve nota di servizio. Alla vostra destra trovate una dashboard e nella sezione domande potrete inserire i vostri quesiti che andremo a rispondere alla fine del webinar. Nel webinar di oggi avremo tre relatori. Ci sarò io, Fabio Mauri, Divisional Manager System di Pils Italia, in Pils da 6 anni, dove ho iniziato nell'ufficio tecnico e ora mi occupo della gestione di prodotto e anche degli aspetti di security. Insieme a me ci sarà Alessio Ragni. Sì, grazie Fabio. Io sono Alessio Ragni, responsabile della divisione di consulenza che si occupa di servizi per la sicurezza, safety e security. E Marco Cosatto. Grazie Fabio e grazie Alessio. Io sono Security Automation Engineer per Pils Italia e vengo dal mondo IT e ho iniziato da diversi anni ormai ad utilizzare le mie competenze di cyber security nel mondo OT. Andiamo a presentare per chi non conosce già Pils. Pils è il partner per la soluzione di automazione sicura che fornisce un portafoglio completo di prodotti che vanno dalla sensoristica ai moduli a relè per arrivare ai sistemi di PLC di sicurezza e anche sistemi motion control e software sempre per l'automazione sicura. Ma Pils non è solo prodotti, infatti abbiamo una di ricca divisione di service che può fornire servizi di formazione, consulenza, engineering, servizi completi per l'intero ciclo di vita delle macchine e omogenei a livello internazionale. Tra i servizi di training abbiamo dei servizi con certificazioni riconosciute a livello internazionale come CMSE, CECE, CEFS. Sul sito Pils Academy poi potete trovare maggiori informazioni per quelli che sono i corsi di training che possiamo erogare. A questi poi si affiancano anche i servizi di cyber security, di cui vedremo più nel dettaglio nel proseguo del web. Vediamo quindi l'agenda di oggi. Come primo punto dell'agenda di oggi andremo a identificare i rischi del system under consideration, lo faremo attraverso la nostra demo, quindi andremo a vedere definire il sistema under consideration e quelli che sono i rischi di security a quel soggetto al nostro sistema. Passeremo poi a un'introduzione di quelli che sono gli aspetti normativi, con una panoramica delle direttive, dei regolamenti e delle normative di riferimento e soprattutto di quelli che sono i ruoli aziendali coinvolti e come. Quindi vedremo in particolare in questo caso come le direttive e i regolamenti sono estremamente trasversali all'interno della supply chain, quindi dal produttore di dispositivi fino all'end user e anche verticali all'interno dell'organigramma aziendale, vedremo che ci sono dei nuovi ruoli definiti e dal management fino al responsabile tecnico, tutti sono coinvolti negli aspetti di sicurezza. Successivamente torneremo a ragionare sul nostro sistema demo per vedere il security concept relativo e i prodotti PILS associati. Infine parleremo delle misure di mitigazione implementate nel nostro sistema in considerazione e vedremo un esempio di attacco sventato. Concluderemo poi con una breve panoramica su quelli che sono i servizi PILS per la security. Vediamo quindi la prima parte, i rischi del system under consideration.
andando a identificare qual è il sistema under consideration, che è uno dei punti chiave per una corretta analisi di security. Sistema under consideration, che vedete in questa immagine, si compone di un sistema di controllo, un panel PC con interfaccia USB, che implementa diagnostica e i tool di ingegneria per la configurazione dei dispositivi di automazione, un gateway IoT e i dispositivi di sicurezza, in questo caso Pronox Multi e PSS4. Per il sistema si possono identificare dei principali flussi dati all'interno della rete, quindi abbiamo un flusso dati dal sistema di controllo ai sistemi safety, che serve per la programmazione e per la diagnostica del sistema stesso, e un flusso dati sempre dal sistema di controllo verso l'IoT Gateway, in questo caso tramite OPSUA, che serve per pubblicare i dati di diagnostica e dati di produzione del nostro sistema verso una rete esterna o il cloud. Andiamo a vedere adesso sul nostro sistema demo come si compongono questi dispositivi. Sul sistema demo ritroviamo gli stessi elementi visti nella slide precedente. Quindi abbiamo un Industrial PC che si occupa in questo caso di svolgere il ruolo di gateway IoT, quindi di raccogliere i dati dalla rete interna e pubblicarli su una rete esterna, ad esempio verso il cloud. Abbiamo un panel PC che fornisce la diagnostica del sistema, ma implementa anche al suo interno quelli che sono gli engineering tool per la configurazione dei dispositivi nella rete di automazione. In questo caso, ad esempio, la configurazione del PSS4000 e del Pronox Multi, che sono i due sistemi che in questa struttura si occupano di gestire la safety dell'impianto o del macchinario. Un primo approccio dal punto di vista del security a questo pannello ci porta a pensare che un possibile attacco possa arrivare attraverso la rete esterna. In realtà bisogna considerare che spesso gli hacker utilizzano come leva d'ingresso quello che viene identificato come human factor. Vuol dire quelle vulnerabilità delle persone che le portano spesso ad aprire, per esempio, dei link su email arrivate da utenti sconosciuti. In questo caso noi portiamo un altro esempio, quindi una simile chiavetta USB che un operatore potrebbe trovare, ad esempio, nel parcheggio aziendale e incuriosito inserire nella interfaccia USB della macchina o dell'impianto, e questa chiavetta USB si attesta verso il panel PC come un dispositivo trusted, quindi con una tastiera sostanzialmente, esegue del codice malevolo e quindi permette all'hacker di entrare all'interno della rete di automazione del nostro impianto. Per vedere più nel dettaglio quelli che sono i rischi legati a questo sistema, passo la parola al collega Marco. Grazie Fabio. Allora, fondamentalmente quello che avete visto nella demo è un attacco eseguito localmente sulla macchina. In particolare, il primo vettore d'attacco è stata una chiavetta USB infetta, preparata da un'entità malevola nella nostra simulazione, che è in grado di comportarsi come una tastiera anziché una chiavetta USB e di lanciare comandi sull'HMI, quindi anche il tentativo di disabilitare eventualmente il supporto per le chiavette USB classiche su Windows non sarebbe efficace in questo caso. Che cosa succede? All'interno di un HMI noi potremmo avere dei dati riservati, potremmo avere dei dati personali collegare un dispositivo che troviamo per caso oppure che è stato in qualche maniera infettato rappresenta sicuramente un rischio. Inoltre la chiavetta che avete visto non è l'unico strumento che un'entità malevola potrebbe usare, potrebbe seminare sì delle chiavette nel vostro parcheggio, però potrebbe anche pensare di fornire dei cavi di ricarica, cosa che abbiamo visto succedere abbastanza spesso, così che qualche operatore poco accorto decida di caricare il proprio telefonino usando la porta USB dell'HMI. E questi cavi che vengono prodotti con lo scopo di eseguire penetration test, perché anche i cattivi ne hanno a disposizione,
sono ancora più avanzati della chiavetta che avete visto, sono in grado addirittura di prelevare i dati che si trovano all'interno dell'HMI e di inviarli a un sistema di controllo, così come anche di essere pilotati da un sistema di controllo. E questo era il primo vettore che noi abbiamo incontrato, ma le conseguenze che possono esserci da questo non finiscono qui. Perché in realtà nella nostra macchina, fin tanto che, ok, abbiamo compromesso un HMI, è una cosa molto grave, ma nella nostra macchina dobbiamo ricordarci che ci sono anche degli strumenti atti a proteggere la sicurezza delle persone, la sicurezza dell'ambiente. Nella nostra macchina, infatti, abbiamo visto che c'è una sottogruppo di dispositivi che di questo si occupano. Che cosa può succedere in questo caso? Che l'attaccante si muova dal nostro controllo, dal nostro pannello di controllo, dal nostro HMI, si muova e sfruttando la connessione che normalmente dovrebbe essere utilizzata per comunicare diagnostica, per comunicare i nuovi programmi al PLC Safety, la potrebbe utilizzare per inviare dei dati malevoli, per inviare dei comandi malevoli, per sovvertire il funzionamento corretto della safety. Con quali scopi? Con gli scopi più vari, anche quelli di fare effettivamente del male all'operatore, all'ambiente, rovinare l'immagine di un'azienda o semplicemente per puro divertimento. Infatti, se noi andiamo a vedere che cosa prescrive la IEC 62443, soprattutto nella parte 3.2, dove ci insegna quali criteri dobbiamo utilizzare per segmentare la macchina, ci dice che la prima divisione che dobbiamo fare, fatta salva quella verso i sistemi di IT classico, la prima divisione che noi dobbiamo andare a creare, la prima segmentazione che dobbiamo creare è proprio quella della safety, i dispositivi della safety, proprio perché di solito hanno un livello di sicurezza differente rispetto al resto del contesto, ci aspettiamo da loro un livello di performance superiore a quello del contesto, una capacità di resistere agli attacchi superiore a quella del contesto. La norma ci chiede di andare a dividerli dal resto della macchina. Come è una storia più complessa. Inoltre, la comunicazione, quando si vanno a creare queste divisioni per la IEC 62443, qual è il loro scopo? Di normare il passaggio dei dati, consentendo il dato minimo che serve al funzionamento della macchina e qualsiasi altra cosa che un attaccante o una comunicazione spuria di qualche tipo, possa passare, non sia in grado nemmeno di essere veicolata dalla rete al dispositivo finale. Detto questo, come potete immaginare, il contesto in cui avviene tutta questa meccanismi di norme e impostazioni e costruzioni delle macchine si trova all'interno di un quadro normativo piuttosto complesso. Lascio la parola ad Alessio che vi racconterà un po' come funziona. Grazie Marco del passaggio di parola. In questa parte andremo a vedere quindi dove l'Europa, introducendo quindi un quadro normativo, ci viene in aiuto per delineare alcuni requisiti. Vediamo innanzitutto in questa slide, quattro dei principali drive che su questo specifico argomento di security ci aiuteranno nella individuazione di quelli che sono i requisiti. Primo tra tutti il Machinery Regulation che entrerà in vigore effettivamente nel gennaio 2027, indirizzato a tutti quei costruttori di macchina per i quali si specificano tutta la parte legata ai requisiti safety. Successivamente, un altro aspetto normativo che andremo a dettagliare riguarda la direttiva NIS 2, che entrerà in vigore nel 2024 a fronte di un recepimento di cui ad oggi esiste una preliminare bozza di legge datata settembre 2023, che è indirizzata invece a tutte quelle strutture e infrastrutture definite come critiche. E scendendo poi in un dettaglio successivo, troviamo il Cyber Resilient Act, di cui bozza solo del settembre 2022, che individua nei costruttori di prodotti con elementi digitali
i principali riferimenti per questa serie di politiche legate a come proteggere quindi da attacchi informatici. E in ultimo abbiamo voluto introdurre anche sicuramente un drive importante che è quello legato all'artificial intelligence e come esiste Cyber Resilience Act legato alla cyber security, anche l'artificial intelligence ad oggi è un elemento critico per la digital transformation. Perché? Perché ha impatto sicuramente sul nostro quotidiano, si sta parlando che diverse organizzazioni mettono in pista strumenti e processi evoluti che parlano di intelligenza artificiale, ma è anche altrettanto vero che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata dall'attaccante per mettere in pista da un nemico per mettere in pista uno specifico attacco. Entriamo nel dettaglio. La machinery regulation in questo caso ci va a definire quelli che sono i requisiti di salute e sicurezza, analogamente a quello che era la direttiva macchine. In particolare due requisiti, il requisito 119 e l'121, che parlano specificamente di attacchi da un'alterazione accidentale o intenzionale, remota o non, nel primo requisito, e nel secondo, che il sistema di comando deve essere progettato in modo tale che preveda e resista a delle sollecitazioni di influssi esterni, siano essi intenzionali o meno. Entrambi i requisiti mirano, pur toccando aspetti di disponibilità e di integrità di dati, comunque all'impatto che può avere sulla safety. Entriamo in dettaglio invece di quali sono le norme che vanno a leggere e descrivere un po' meglio lo stato dell'arte, ma che ovviamente ad oggi non possiamo dire che forniscono una presunzione di conformità, non essendoci ad oggi delle norme che sono armonizzate al nuovo regolamento. Troviamo la ISO TR22100-4 che dà una guida per il costruttore di macchina in considerazione di aspetti correlati alla sicurezza IT e l'impatto sulla sicurezza del prodotto, integrando quello che è la 12100 nella valutazione dei rischi. Un altro standard che è necessario citare in questa slide è la 63074 ISO TS che fornisce indicazioni sull'applicazione della già citata precedentemente 62443 per tutte le parti, relativa però in questo caso alle minacce informatiche che hanno impatto sulla sicurezza, cioè quelle minacce che causano l'impossibilità della macchina di funzionare in una maniera sicura. E poi, ovviamente, la 62443, che è la capostipite, insomma, di tutte quelle terminologie di cyber security applicate nel mondo dell'operation technology, in automazione e nei sistemi di controllo industriale, e in particolare nella parte 3, dove appunto sono definiti i requisiti progettuali per il sistema di automazione, comprese tutti quei security level derivanti da un security assessment. La direttiva successiva che abbiamo presentato nelle slide precedenti, la direttiva NIS2, ovvero la 22, datata 22, anno 22, è la numero 2555, che è una legislazione UE in materia di sicurezza e prevede una serie di misure giuridiche proprio per rafforzare il livello generale di cybersicurezza, siano misure applicabili al settore industriale, sia anche a livello di formazione, operatori e quant'altro. Entriamo in particolare, già citato che si va a riferire a settori essenziali e settori importanti, due articoli citati in particolare il 20 e il 21, la governance, il primo relativo a politiche da attuare che riguardano appunto la formazione,
con lo scopo di effettuare una corretta valutazione dei rischi con le relative pratiche di gestione poi sviluppate nell'articolo 21, quali misure di gestione del rischio di cybersicurezza, quali misure tecniche, operative e organizzative all'interno dell'alveo industriale in modo tale che si possa mantenere una continuità operativa, la sicurezza della catena di approvvigionamento e così via. Tra le norme di riferimento che danno sicuramente una buona base per potersi dire compliant alla direttiva NIS 2 troviamo la 27001 che è quello quella ISO che va a definire il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni passando per la fase di progettazione con un risk assessment, identificazione dei rischi, l'analisi e valutazione, passando poi per tutta quella parte di monitoraggio, mantenimento e continuous improvement proprio di questa ISO e anche la 22301 invece che va a suggerire come debba essere definito un BCP, ovvero un Business Continuity Program, per mantenere la continuità operativa in caso di attacco hacker, ma non solo, anche in caso di catastrofi naturali, atti di sabotaggio e così via. Ma noi ovviamente lo vediamo riferito alla parte di attacco informatico. In ultimo la 62443 in questo caso la parte 2 perché nella parte 2 si vanno a definire tutti quelli che sono i security program e quindi quelle misure organizzative e definiti come politiche e processi interni quali un patch management, un vulnerability management o un risk management o un recovery, una gestione del recovery una volta che è stato subito un attacco. Per quanto riguarda il Cyber Resilient Act, quali sono stati i principali riferimenti e motori che hanno spinto la necessità di introdurre questi aspetti? Sicuramente un costo annuo della criminalità informatica e un impact assessment che è andato a sottolineare il fatto che vi è un basso livello di cyber security su prodotti e anche un'insufficiente conoscenza tra gli utenti delle tematiche di cyber security. Quindi questi grossi motori hanno spinto la necessità di andare a definire quello che sono questi requisiti di resilienza cyber propri di questo atto. Vi è un impact assessment molto interessante e anche una tabella informativa che va a legare l'intervento normativo con la legislazione vigente relativa ai prodotti. In questo caso si parla di sistemi embedded con intelligenza artificiale, quindi si ritorna al discorso di intelligenza artificiale e tutti di quei sistemi che si occupano di funzioni di sicurezza. Quali sono gli obiettivi specifici del CRA? Sono la creazione di un processo sicuro per tutto il ciclo di vita di sviluppo dei prodotti, l'esame di tipo UE per prodotti critici, l'immissione sul mercato di prodotti che non presentano o che siano comunque ci sia un sistema di gestione delle successive segnalazioni in caso di vulnerabilità riscontrate successivamente e la fornitura necessaria di un continuo aggiornamento di sicurezza. Anche qui non poteva mancare la 62443, in questo caso la parte 4 che va a definire i requisiti del ciclo di vita dei componenti, dalla fase di sviluppo ovviamente passando alla fase di validazione e valutazione finale. In ultimo la parte legata alla artificial intelligence, cosa fa questo atto? Detta di alcune priorità riguardanti i prodotti che utilizzano l'intelligenza artificiale. Questi prodotti devono essere sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell'ambiente. Però quando si parla di security ovviamente si va a tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
Questo approccio è un approccio proposto da una tabella di marcia che mette in luce diversi valori chiave attraverso degli sforzi legislativi per arrivare anche in questo caso, come nel CRA, a un panorama comune di comprensione di questa tematica. La relazione finale della Commissione speciale sull'intelligenza artificiale è andata a produrre una specifica appunto tabella di marcia, identificando anche dei vantaggi. Quali sono questi vantaggi e svantaggi, anche i rischi che vediamo in questa applicazione dell'intelligenza artificiale? Sicuramente può migliorare la manutenzione dei macchinari, aumentare sia la produzione che la qualità, ma l'applicazione dell'intelligenza artificiale può essere pericolosa nel caso in cui vengono utilizzate in modo improprio o hackerate. Anche in questo caso vi sono due progetti di norma, non sono norme ancora emesse, sono ancora delle fasi di bozza, ne citiamo due in questo caso, la IRISC. La prima è una checklist che fornisce una lista di controllo di criteri di rischio per qualsiasi sistema che utilizza l'intelligenza artificiale, e anche la ISI 23894, documento che fornisce invece indicazioni su come le organizzazioni che sviluppano, producono dispositivi e prodotti con l'AI debbano gestire i rischi correlati proprio all'intelligenza artificiale. Prima di passare la palla a Marco, abbiamo voluto racchiudere in questa slide chi a livello europeo ci dà una mano per quanto riguarda gli aspetti di cybersecurity. Quindi abbiamo citato la ENISA, l'Agenzia Europea per la Cybersecurity, così come l'European Cyber Security Competence Center, che ha declinato nell'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Italiana, un valido aiuto per la tutela e la sicurezza della resilienza nello spazio cibernetico italiano, andando a specificare una strategia nazionale della sicurezza che prevede il raggiungimento di 82 misure entro il 2026. In ultimo, il CISIRT, che è il Cyber Security Incident Response Team, il team che va a definire un approccio organizzato per proteggere le infrastrutture comuni. C'è un CISIRT a livello europeo e anche a livello italiano. Abbiamo parlato di team, abbiamo parlato anche quindi di ruoli che qui sono a livello europeo, ma vediamo, passando la palla a Marco, quali sono i ruoli invece che un'azienda, deve poter strutturare quando si parla di cyber security. Grazie Alessio. Fondamentalmente, chiaramente come potete immaginare, all'interno delle aziende sarà necessario per poter gestire questo tipo di normative, per poterle implementare poi effettivamente a livello aziendale, sarà necessario implementare alcune modifiche. Nello specifico, nell'ambiente OT, quello che viene pronosticato per il futuro è quella della creazione di un team multifattoriale, multidisciplinare, che si trovi, voi sapete, no, ovviamente che cos'è quello che viene chiamato il CISO, no? Fondamentalmente è l'officer che è responsabile della sicurezza delle informazioni all'interno di un'azienda, non necessariamente solo quelle informatiche, ma anche solitamente un esperto anche di data protection nell'ambito privacy, che sia questa informatica o cartacea. E chiaramente dovendo integrare le scelte informatiche, dovendo integrare le scelte informatiche con quelle OT, sarà necessaria la creazione di un team intermedio, che è l'Information Security Team, che sia in grado di avere al suo interno le discipline corrette per poter gestire gli uni e gli altri, sia
l'ambiente ufficio che l'ambiente di produzione industriale, proprio perché una visione non integrata della sicurezza, della postura di sicurezza di un'azienda sarebbe assolutamente deleteria e anzi rischierebbe di essere più pericolosa che altro. Né possiamo aspettarci che il CISO sia dotato di tutte le competenze che servono sia per l'IT che per l'OT per poter valutare quelle che sono le implicazioni. Da cui si fa riferimento a un team multidisciplinare che si trovi appunto come cuscinetto alle dipendenze del CISO e che poi sia in grado di consigliarlo e di implementare quanto necessario per mantenere quelli che sono i requisiti di sicurezza che sono emersi da un assessment che è stato fatto su quell'azienda. Perché ricordatevi che senza un assessment è difficile dire quali sono i requisiti. Una cosa molto sbagliata che si può fare è lanciare contromisure al problema nella speranza che questo si risolva. Tutto nasce in modo molto accademico da un'analisi dei rischi, analogamente a quello che si fa in safety. Detto questo, possiamo passare ad analizzare che cosa possiamo fare a livello nella nostra macchina dimostrativa di prima. Noi possiamo iniziare a ragionare su quelle che sono le contromisure che possiamo pensare di implementare. Come si chiamano a livello teorico queste contromisure, senza una particolare specificazione sul prodotto, la tecnologia o la tecnica da utilizzare, si chiamano security concept. Quindi noi abbiamo visto due attacchi a questo, di fatto un attacco e un che ha fatto da vettore a un secondo attacco. Quindi il primo vettore è la nostra chiavetta USB e successivamente il nostro attaccante si è mosso lateralmente verso un altro dispositivo. Ma affrontiamoli uno alla volta, proprio perché dobbiamo ragionare a strati, dobbiamo proteggere come le cinte murarie di un vecchio castello medievale, dobbiamo proteggere il nostro sistema. Allora, dato che abbiamo visto che con questa chiavetta noi non siamo in grado di fornire una protezione semplicemente software, dobbiamo trovare una maniera di impedire alla nostra chiavetta di poter essere utilizzata da un utente che non è conscio, di una soluzione che noi possiamo trovare, quella di impedire a un utente che non è security conscious, no? Che non è, correttamente formato ai rischi di sicurezza, di inserire questa chiavetta all'interno del dispositivo. Però privare l'intera macchina delle porte USB esposte sarebbe un grosso problema. Quindi dobbiamo trovare una maniera di identificare un modo, uno strumento che ci consenta di impedire l'inserimento di una chiavetta da parte di un utente non correttamente autenticato. Possiamo utilizzare varie soluzioni, possiamo autenticare la porta USB in qualche maniera, ad esempio. E adesso passo la parola a Fabio che vi mostrerà alcuni prodotti PILS che possono essere in qualche maniera utilizzati per identificare gli operatori e tra le varie cose che possono fare è proprio abilitare e disabilitare la porta USB in base al livello d'accesso di quell'operatore. Grazie Marco. Allora abbiamo visto che uno dei principi fondamentali è quello di poter identificare chi si interfaccia anche con i macchinari o con i dispositivi. Tra l'altro è anche uno dei foundational requirement della norma IEC 62443, quindi PILS propone col sistema PIT Reader un dispositivo per l'autenticazione e autorizzazione. Un dispositivo che si può declinare, diciamo, in tre formati, con una pulsantiera PIT Gatebox con PIT Reader integrato o il PIT Reader Unit che permette di identificarsi tramite chiavette RFID oppure il PIT Reader Card che permette di identificarsi tramite dispositivi badge. Tutti questi dispositivi possono comunicare tramite protocolli Modbus TCP, REST API o OPSUA, quindi sono aperti e possono essere utilizzati anche con sistemi terze parti. I dispositivi attuatori, come abbiamo detto, si compongono di chiavi RFID che possono essere anche acquistate in versioni colorate per distinguere i vari livelli di accesso, ad esempio, o dispositivi badge o addirittura dispositivi sticker che si possono incollare su badge esistenti per il macchinario. Il PIT Reader
svolge diverse funzionalità. Funzionalità che vanno dalla security, che qua abbiamo identificato con un colore azzurro, e la safety, che è identificata col colore giallo. Quindi possiamo utilizzare il pit reader associato a un HMI, per esempio per abilitare il login dell'operatore sull'HMI e quindi permettere all'operatore di accedere a eventuali dati o visualizzare pagine. Quindi andiamo a proteggere quelli che possono essere dei dati sensibili all'interno di un HMI, associarlo a un controller o un PLC per attivare determinate funzioni o impostare delle ricette, associarlo alle richieste di accesso su porte e ripari, quindi per identificare l'operatore e vedere se ha le competenze necessarie per poter entrare all'interno del macchinario e magari svolgere le attività di manutenzione. Aspetti che sono a cavallo tra la security e la safety invece sono quelli del Safe Operating Mode, quindi la possibilità di gestire tramite pit reader e pulsantiere esterno la selezione della modalità operativa in maniera sicura. Analogamente, un altro aspetto a cavallo tra safety e security è la funzionalità di Key in Pocket del pit reader, che ci permette di creare una gestione degli accessi, di memorizzare chi è entrato all'interno di una lista, chi è entrato nell'area pericolosa, e evitare che quest'area venga riavviata fin tanto che tutte le persone, tramite ognuno la propria chiavetta RFID, non si sia sloggata dal sistema, quindi si sia tolta dalla lista degli operatori che hanno avuto accesso all'area pericolosa. Il dispositivo pit reader si accompagna anche il pit OE USB, che è una porta USB attivabile, quindi un dispositivo sempre PILS che permette tramite un ingresso digitale di attivare o meno l'interfaccia USB verso l'esterno. A questo punto ripasso la parola a Marco, che ci proseguirà col suo ragionamento su quelli che sono i security concept relativi al nostro sistema. Come abbiamo visto prima, dalla compromissione del nostro HMI possono derivare altre più pericolose conseguenze. Nello specifico, come vedevamo, l'HMI è effettivamente collegato nello stesso dominio di broadcast usando lo stesso switch al PLC safety. Questo implica che chiunque prenda il controllo dell'HMI può in effetti parlare e utilizzare le funzioni del PLC safety, compreso modificare il suo funzionamento. Quindi quando io vado a compromettere l'HMI, se non ho nessuna segmentazione, mi trovo nella spiacevole situazione che l'attaccante possa prendere il controllo effettivamente di tutti i dispositivi sulla rete. Quindi quello che dovremmo implementare in questo caso è qualcosa che sia in grado di filtrare, quindi secondo la 62443 si parla di creare appunto una condotta, un conduit, come lo chiama la norma, che sia in grado di normare il trasferimento di dati, quindi anche in caso di una compromissione su uno dei componenti eventualmente vulnerabile, anche in tale caso noi ci troviamo nella situazione di mettere al sicuro l'asset più prezioso, che è quello appunto la safety, che è in grado di tutelare le vite umane, è in grado di tutelare l'ambiente. Questo strumento nel mezzo, come potete immaginare, agisce un po' come una porta tagliafiamme, che è quella che dà il nome al tipico strumento che si utilizza in questi casi, che potrebbe essere un firewall. Non necessariamente è questo a livello normativo, ma la prima cosa che viene in mente a chi si muove nell'ambito della sicurezza informatica IT è sicuramente l'installazione di un firewall, che ha come scopo, di solito chi si occupa di IT lo sa benissimo, far passare soltanto le informazioni, quindi negare il passaggio a tutte le informazioni eccetto quelle che ci aspettiamo per il corretto funzionamento della macchina, il minimo quantitativo di informazioni e di connessioni disponibile.
che consenta appunto che mantenga il funzionamento della macchina. Chiaro che per chi le programma è più difficoltoso, perché è più bello e comodo e facile lavorare con tutto aperto, però la norma non ce lo consente. A questo punto, qual è un prodotto che possiamo proporre per questa soluzione? Adesso Fabio vi farà vedere quali sono i prodotti Pils che possono essere utilizzati per questo scopo. Come diceva Marco, una delle possibili misure che si possono implementare per segmentare la rete è un firewall. In questo caso, Pils ha sviluppato Security Bridge, che è a tutti gli effetti un firewall, quindi limita quello che è il traffico dati in-out tra quella che è, lo vedete nell'immagine, una rete che consideriamo sicura e la rete non sicura. Oltre alla funzionalità di firewall, il Security Bridge implementa anche un server VPN. Server VPN che ci permette di gestire gli utenti, quindi solo chi ha l'apposito certificato può dalla stazione di ingegneria accedere al Security Bridge, quindi alla rete sicura, ma anche di creare una connessione crittografata, quindi di preservare quello che è il traffico dati sia da eventuali corruzioni. Parliamo del traffico dati tra la stazione ingegnere e Security Bridge, ma anche da chi volesse mettersi in ascolto del traffico dati stesso. Il dispositivo poi si configura tramite web server, quindi non è necessaria nessuna licenza. Tra le caratteristiche essenziali, abbiamo visto che è un firewall generico, quindi si può applicare per sistemi terze parti, ma anche ai sistemi PIDS, PNOTS Multi e PSS4000. È un sistema che va incontro a chi lavora nel mondo IT perché non richiede conoscenze particolari del mondo IT per la sua configurazione. All'interno, tra l'altro, presenta la possibilità di autenticazione centralizzata tramite server Radius e una connessione al server diagnostico esterno e centralizzato tramite Syslog. Anche questo viene incontro ad alcuni foundational requirement della norma IEC 62443. Una caratteristica molto importante del dispositivo è che lavora in bridge a due porte e quindi è particolarmente consigliato per applicazioni brownfield, quindi dove si debba adeguare un qualcosa di esistente e non introduce una latenza, quindi bassa latenza per applicazioni time. Andiamo a vedere quindi quali sono le misure di mitigazione che sono state implementate sul nostro sistema. Abbiamo innanzitutto installato un sistema PIT Reader associato al PIT-OE USB. L'uscita del PIT Reader a 24 volt DC è stata interfacciata con l'ingresso a 24 volt del PIT-OE USB e ci permette di abilitare l'interfaccia USB in funzione del livello o della chiavetta o dell'operatore che si interfaccia e autentica sul sistema PIT Reader. In questa slide vedete che è disponibile anche una versione PIT-OE ETH, quindi con interfaccia Ethernet invece che USB. In questo caso vedete l'applicazione su un PLC, un PC di macchina. L'altra misura di mitigazione implementata è quello dell'utilizzo del Security Bridge per andare a segmentare la rete di sicurezza rispetto alla rete di automazione. Anche in questo caso, viene associato il Security Bridge al PIT Reader, sempre tramite l'uscita 24 volt del PIT Reader. È possibile interfacciarla con un ingresso di Security Bridge e attivare la connessione VPN, quindi dalla stazione di ingegneria verso il Security Bridge, solo quando l'operatore localmente si è loggato e identificato con la propria chiavetta RFID, ad esempio sul PIT Reader. Quindi questo ci permette di implementare addirittura un'autenticazione a più fattori utilizzando il meccanismo di utilizzare qualcosa che conosco e qualcosa che possiedo per potermi identificare sul mio sistema. Andiamo a vedere come abbiamo implementato queste funzionalità sul nostro sistema demo. Sul sistema demo troviamo quindi implementati il PIT Reader con le apposite chiavette RFID e il PIT OE USB.
Tramite l'apposita chiavetta RFID inserita nel PitReader abbiamo la possibilità quindi di abilitare l'interfaccia USB. Quindi se andiamo a togliere la chiavetta e disabilitare l'interfaccia USB collegata al nostro panel PC, anche qualora un operatore dovesse inserire una chiavetta malevola sul sistema, il codice al suo interno non viene eseguito. Oltre a questa misura, abbiamo implementato anche Security Bridge, quindi il nostro firewall, che ci ha permesso di segmentare quella che è la rete di sicurezza, anche nel rispetto di quello che ci viene richiesto dalla norma IEC 62443 ed è esplicitato nello ZCR 3.3, e quindi anche qualora un attaccante riuscisse a prendere possesso del panel PC, noi abbiamo implementato quello che è il concetto di defense in depth, e quindi abbiamo un altro layer di sicurezza che ci permette di garantire la continuità di servizio per quello che è la parte di safety del nostro impianto. Lascio ora la parola ad Alessio, che vi spiegherà quelli che sono i servizi legati alla security che può erogare PILS. Perfetto, è stato interessante vedere e toccare con mano come lo sviluppo dei security concept hanno permesso di ridurre il rischio dell'inserimento della chiavetta USB o di violazioni esterne. Concetti che abbiamo visto e sviluppato e che possiamo supportare come PILS attraverso i nostri servizi di cyber security, quali l'analisi del rischio 624432, i security concept per identificare quelle serie di misure di mitigazione che vanno a strutturare la defense in depth, e anche l'identificazione dei security level per lo sviluppo, il ciclo di vita e sviluppo in accordo alla 62443, compreso anche il maturity level più alto a livello di aziendale, e passando anche per la IACSSP, quindi quella serie di security program e politiche e processi da implementare all'interno di un'azienda. È importante verificare che il sistema sia adeguatamente sicuro, e il nostro servizio di security verification mira proprio a effettuare alcuni test di violazione e vulnerabilità per identificare che il lavoro sia stato fatto in maniera adeguata. Speriamo di aver fatto un ottimo lavoro, e per questo motivo ci piace ironicamente concludere la nostra slide, la nostra presentazione, con citando Stefan Nappo, un global CISO che ha fatto parte di diversi gruppi bancari e finanziari internazionali, che ha proprio detto che se pensi di sapere tutto sulla cyber security, probabilmente te l'hanno spiegata male. Vogliamo invitarvi anche al prossimo evento dedicato alla cyber security industriale, in cui PILS sarà presente ed esporrà in questa mostra convegno presso il Crown Plaza Hotel di San Donato Milanese il 23 novembre, evento sulla cyber security organizzato da EIOM. Durante l'arco del nostro webinar sono giunte quindi tante domande, e ora in questa sezione appunto risponderemo a quelle che sono arrivate. Scorrendo la prima, forse per te Fabio, nel webinar abbiamo visto il prodotto Security Bridge applicato ai dispositivi PILS. È possibile utilizzarlo anche con sistemi di terze parti? Sì, assolutamente, grazie per la domanda. Security Bridge è stato sviluppato da noi per i nostri dispositivi, ma è applicabile anche con sistemi terze parti, quindi la risposta è sì. Chiaramente per i nostri dispositivi le regole di firewall sono pre-implementate, quindi l'applicabilità è più immediata, ma per i dispositivi terze parti si può configurare opportunamente. Perfetto, sempre su Security Bridge io vedo un'altra domanda. È possibile tramite Security Bridge gestire una connessione VPN da remoto?
Allora, no, nel senso che il Security Bridge implementa al suo interno il server VPN e il client deve essere all'interno della rete non protetta, quindi nella rete esterna alla rete protetta del Security Bridge. Non è possibile che la connessione VPN vada verso un server esterno, quindi gestito magari sul cloud. Vedo che ci sono altre domande, anche io sulla parte prodotti, magari provo a rispondere a questo sulle chiavi RFID che ci chiedono se possono essere personalizzate. Sì, le chiavi RFID possono essere personalizzate, abbiamo visto che esistono a livello hardware di diversi colori, ad esempio, ma a livello software esistono delle chiavi che sono pienamente configurabili, quindi si può configurare il livello di accesso, per esempio, della specifica chiave su un determinato macchinario, si possono addirittura scrivere dei dati relativi all'utente, quindi ad esempio la lingua, non so, per esempio Fabio che è proprietario della chiavetta potrebbe voler vedere l'HMI in lingua inglese, quindi si possono scrivere all'interno della chiave dei dati personali o anche dei dati ergonomici per poi passarli tramite i protocolli di comunicazione al sistema di automazione, quindi adattare la lingua o le impostazioni del macchinario in funzione appunto di questi parametri dell'utente. Altre domande ci arrivano che secondo me sono, possiamo chiedere a Marco se ci dà una risposta, sono relative al concetto di defense in depth, quindi che cosa si intende esattamente col concetto defense in depth. Ok, è una domanda molto interessante. Diciamo che prima avevo usato un'analogia relativamente alle cinte murarie di un castello medievale ed è esattamente questo. Nell'ambito security non possiamo pensare in maniera un po' diversa forse da quello che succede in safety, non possiamo pensare tutti gli utilizzi non conformi dell'apparato o del sistema o della macchina. Perché? Perché l'azione dell'attaccante è deliberata. Inoltre, la costante variazione delle tecniche di attacco, la costante scoperta di nuove vulnerabilità e la costante affinamento delle tecniche di attacco rendono fondamentalmente impossibile garantire al 100% che una difesa reggerà. Quello che possiamo fare è, analogamente a un'altra metafora a me molto cara, che è quella delle fette di formaggio, quando si parla di risk management, se io metto in fila delle fette di gruviera è molto difficile che ci sia un vettore che può attraversare tutti i buchi allineati delle fette di gruviera, perché se ne ho tante saranno randomici questi buchi e quindi è impossibile arrivare dall'altra parte, è molto difficile, più fette aggiungo e più è difficile arrivare che l'errore passi attraverso tutte le fette di gruviera. Ecco, analogamente in questo caso si utilizza la defense in depth in questo modo, io cerco di tenere l'asset più critico, che nei castelli sarebbe il maschio, no? La parte centrale del castello dove mi immagino il tesoro del regno, nel nostro caso, nel nostro esempio era la safety, ma ci frappongo, diciamo, più strati, più difese, più contromisure, in maniera tale che questi strati siano difficilmente attraversabili tutti contemporaneamente con un'unica vulnerabilità. Se avessi un unico strato, mi troverei nella situazione che, caduto questo, non avrei altre difese e l'attaccante può passare indisturbato. Invece, nel nostro caso finito, diciamo, nel nostro caso con tutte le sue contromisure, io mi trovo a dover violare la porta USB. Devo prima violare l'HMI, dopo che ho violato l'HMI, devo violare un firewall. Difficilmente troverò due vulnerabilità contestuali che si possano usare, che l'attaccante sia in grado di usare in quella situazione contemporaneamente per poter violare entrambi i due sottosistemi. Questo è un po' il concetto che sta dietro la defense in depth, quindi la capacità di lavorare a cipolla e di proteggere creando profondità in realtà sul sistema. Grazie Marco. Un'altra domanda che secondo me può essere rivolta ad Alessio riguarda agli ACSSP. Abbiamo visto all'interno della sezione servizi che cosa implica la consulenza su questo aspetto. Sì, grazie. L'IXSP, anche conosciuto come CSMS, cioè con la Management System sulla Cyber Security,
che comprende tutte quelle politiche e procedure i cui requisiti sono meglio specificati nella SE2443 parte 2-4. Gli elementi di questo programma sono principalmente la politica, la procedura, le pratiche e il personale, sempre descritti da un'accurata analisi dei rischi, da una misura di mitigazione tramite una procedura e poi il loro monitoraggio per garantirne comunque un miglioramento sempre continuo. È importante sviluppare un programma di security e la 2.1, la SE2443 2.1 ne fornisce qualche guida e chi vuole appunto utilizzare questa norma per rispondere ai requisiti ovviamente deve applicarla in modo appropriato. Non tutte le alle realtà aziendali può essere applicato lo stesso concetto di security program, pertanto come PILS siamo in grado di supportare e garantire quel livello di customizzazione, di tailored, diciamo, del servizio e quella definizione di security program in virtù dell'organizzazione che abbiamo davanti. Bene, torniamo sul tema dispositivi perché ci chiedono se il PitReader può essere utilizzato anche per funzioni di sicurezza. Abbiamo visto qualcosa su questo tema e ci chiedono quali sono le funzioni di sicurezza. Allora, il PitReader è un dispositivo che permette l'identificazione, abbinato ai sistemi di controllo PILS e a pulsantiere, permette di implementare due funzioni di sicurezza fondamentali sulle macchine e impianti. La prima è quella di selettore della modalità operativa, quindi lui identifica l'operatore e comunica al nostro sistema di controllo se l'operatore è abilitato alla selezione operativa del caso. L'altra funzionalità è quella in abbinamento ai nostri sistemi di ripari, quindi sensoristiche, elettroserrature con blocco, di abilitare l'accesso e a memorizzare all'interno di un elenco, sempre sui nostri dispositivi di controllo, le persone che hanno effettuato l'accesso all'area sicura. Quindi prevenire il riavvio di quest'area intanto che non si siano sloggate tramite sempre la procedura con PitReader, l'apposita chiave di identificazione, da questo elenco di persone presenti all'interno del macchinario, fintanto che non si sono sloggate tutte, non è possibile riavviare il macchinario. Queste sono tutte funzionalità che sono certificate, di sicurezza. Abbiamo forse un'altra domanda, vediamo di scorrere più in basso. Qua si tratta di un costruttore, un produttore di macchine che ci chiede gli approfondimenti in merito alla security, come PILS può supportare un produttore di macchine. Quindi attraverso eventuali checklist e verifica di rispondenza a determinati requisiti di conformità alle norme. Non so se Marco puoi darci qualche chiarimento in merito. Sicuramente un produttore di macchine in questo periodo sta ricevendo grandi quantità di checklist, anche perché i committenti finali ricevono costantemente, cioè producono costantemente delle checklist per tentare di essere pronti, soprattutto con l'ingresso di queste nuove normative, per essere pronti a ricevere, visti i tempi per cui può durare una macchina industriale, per cui possono durare le commesse, cercherà in questo momento storico di assicurarsi delle macchine che siano già compatibili con determinati requisiti. O si è dato lui dei requisiti perché ritiene che ci sia un motivo che spinge appunto il committente stesso a costruire una macchina effettivamente già sicura, safe and secure, e allo stesso tempo è molto probabile che voglia assicurarsi una compliance normativa della macchina. Quindi sicuramente vi stanno arrivando parecchie richieste di questo tipo, vi stanno arrivando anche richieste
in merito alla necessità, cioè queste richieste nascono anche dal fatto che le norme stesse che stanno entrando in vigore, chiedono al committente di fatto di garantire per la sua catena di fornitura, soprattutto se questa è parte del sistema. Quindi quello che sicuramente Pils è in grado di fare. Sicuramente è quello di potervi assistere nella comprensione di qual è il framework normativo, perché ce n'è più di uno. Potrebbe essere, se è una commessa statunitense, ad esempio, sicuramente si appoggerà a NIST, prima ancora che a IEC 62443, poi ci sono le norme specifiche per altri settori. Quindi noi possiamo sicuramente aiutarvi a comprendere qual è il significato di quelle checklist, che cosa normativamente è richiesto, in che framework. Noi abbiamo una forte esperienza con tutti questi framework normativi, quindi non c'è nessun problema a capire assieme un po' che cosa succede, e nel momento in cui dovesse emergere che effettivamente il vostro prodotto, la vostra macchina non è compliant con un certo framework normativo, siamo anche in grado di trovare le soluzioni più vincenti anche sul piano economico e funzionale per riuscire a portarle alla compliance. Spero di aver risposto in modo esaustivo a questa domanda. Grazie Marco, siamo andati un po' lunghi con i tempi. Leggiamo l'ultima domanda. Intanto ne approfitto per ricordarvi che a seguito del webinar riceverete un sondaggio che per noi è molto utile per individuare eventuali punti di miglioramento, quindi ricevere un feedback da voi su di gradimento. Quindi vi chiediamo di partecipare al sondaggio che verrà proposto. L'ultima domanda a cui rispondiamo riguarda il system under consideration e quali sono i criteri in base a cosa si segmenta, quindi si creano quelle zone condotti e condotte all'interno del nostro system under consideration. Forse Alessio ci può dare una risposta su questa domanda. Sì, va bene. Sicuramente un aiuto alla segmentazione arriva dalla 62443. Parte 3.2, che nel requirement 3, nel ZCR 3, quindi Zone and Conduit Requirement, affronta proprio come ripartire, partizionare il sistema under consideration in zone condotte. I punti principali sono in funzione di un'analisi del rischio che negli step precedenti al ZCR 3 mi è specificato di affrontare un'analisi di rischio di più alto livello e poi andarne a definire dei criteri in funzione delle specificità quali la funzionalità, per esempio wireless o altre modalità di connessione, le criticità degli asset e così via. Bene, grazie Alessio, ringrazio Grazie. tutti per aver partecipato a questo webinar. Vi ricordo l'appuntamento del 23 novembre e nelle prossime ore risponderemo a quelle che sono le domande arrivate a cui non abbiamo potuto rispondere durante questa sessione. Grazie ancora, Grazie a buona tutti. giornata. Grazie a tutti. Buona giornata.